La festa della Repubblica Italiana viene celebrata ogni anno il 2 giugno in occasione dell'anniversario del referendum con il quale tra il 2 e il 3 giugno del 1946 gli italiani votarono per scegliere la forma istituzionale dello Stato tra Repubblica e Monarchia dopo la fine del regime fascista. I risultati ufficiali di quel voto, che per la prima volta nella storia italiana venne a suffragio universale, furono annunciati il 18 giugno dello stesso anno, un avvenimento che cambiò la storia e che viene ricordato ancora oggi in tutta la penisola, così come a Pesaro, dove si è svolta una cerimonia in ricordo di questa festa nazionale giunta al 69° anniversario. Onori ai caduti! Dopo la deposizione della corona d'alloro nella cappella votiva di Sant'Ubaldo, le autorità civili e militari hanno raggiunto Piazza del Popolo con lo schieramento dei reparti per il tradizionale alzabandiera. Resista! Alzabandiera! A seguire il prefetto Luigi Pizzi, prima di leggere il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto salutare i giovani alunni presenti in piazza. La loro presenza era particolarmente significativa, soprattutto in questa giornata festiva che purtroppo non ci ha consentito di avere una rappresentanza più numerosa di studenti. Però questi sono ragazzi che tra l'altro si sono impegnati in attività di ricerca bibliografica sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla linea gotica, e quindi meritavano un giusto riconoscimento. Nel discorso di Mattarella, letto dal prefetto, invece viene sottolineata l'importanza della mediazione tra istituzioni e forze sociali. Forze sociali, forze politiche, è un po' il collante della società che va assicurato e si rivolge proprio ai prefetti perché sono quelli che sul territorio, in quanto rappresentanti dello Stato, debbono garantire questo tipo di collegamento, soprattutto in un momento come questo, in cui a volte si avverte una certa distanza tra le persone, i cittadini e le istituzioni. Futuro, innovazione e giovani sono state le parole chiave su cui il presidente della provincia, Daniele Tagliolini, ha incentrato il suo discorso. Bisogna tenere ben saldi i valori, ha dichiarato, perché è da qui che riparte l'Italia. Da qui che l'Italia riparte, le nostre tradizioni, le radici ci hanno fatto capire che l'Italia è un paese importante che ha sempre recepito le sfide in ambito innovativo. Stiamo affrontando un periodo abbastanza difficile sia da un punto di vista del lavoro che delle istituzioni, ma sappiamo che se ce la mettiamo tutta come abbiamo fatto in passato possiamo sicuramente riuscirci. Dopo Tagliolini ha preso parola il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha voluto ricordare l'articolo 1 della Costituzione italiana. Se vogliamo festeggiare tutti i giorni, ha detto il primo cittadino, dobbiamo far sì che il lavoro sia la priorità di questo paese. La colpa non è dei cittadini, ma della politica, che deve riacquistare credibilità, e le riforme istituzionali devono continuare. Non dobbiamo avere un atteggiamento di rassegnazione, ha concluso Ricci. L'Italia ce la può fare. L'articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro e a maggior ragione questa festa deve essere per noi il rinnovo di un impegno affinché il lavoro continui ad essere la priorità delle priorità. Ci sono piccoli segnali di fiducia dal punto di vista economico, ma ancora l'occupazione soffre tantissimo, tanti giovani non trovano lavoro e tanti cinquantenni usciti dal giro del lavoro, dal mercato del lavoro, non riescono a rientrarci. E quindi questa deve essere la priorità assoluta per ognuno, dal livello locale a livello nazionale ed europeo. Così come la festa della Repubblica ci deve ricordare che nonostante tutto questo è un grande paese. Se nel dopoguerra gli italiani si rimboccarono le maniche, riuscirono a riportare l'Italia dove doveva stare, a maggior
maggior ragione dobbiamo farlo oggi, perché abbiamo tutte le risorse umane, economiche e sociali per farcela, e quindi la festa della Repubblica diventa anche un modo per guardare al futuro con maggiore fiducia su noi stessi. La cerimonia poi è proseguita nel Salone Metaurense alle ore 18, dove il prefetto ha consegnato sia 16 diplomi di onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica che le medaglie alla memoria di deportati e reduci del secondo conflitto mondiale. Le celebrazioni si sono concluse con il concerto dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro.